Ho deciso di fare un piccolo video di aggiornamento sul mio semenzaio. Oggi è il 18 febbraio, ho iniziato le semine a fine gennaio. Oltre agli shorts che faccio su Instagram, su YouTube e su TikTok, vi faccio vedere un po' con un video con una qualità leggermente migliore i risultati ad oggi. Successi, insuccessi, errori che ho fatto come sempre, ma vi possono essere utili per non farli a vostra volta. E i successi, insomma, quello che sta venendo fuori da questo semenzaio che mi sta cominciando a dare veramente soddisfazione. Dai, ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, buongiorno a tutti, sono Orso. Oggi è il 18 di febbraio, spero di pubblicare questo video oggi al più tardi domani, quindi sappiate che qua siamo a metà febbraio. Ho iniziato le prime semine il 24 di gennaio con i peperoni, non ho avuto molta fortuna probabilmente perché ho utilizzato dei semi non idonei, nel senso che erano già stati aperti di un anno prima, probabilmente li ho conservati male. Insomma, fatto sta che non sono venuti e ho rifatto altre semine il 15 di febbraio, il 12 di febbraio, quindi vedremo qualche nuovo germoglio probabilmente fra una decina di giorni. Ho tutti i peperoni e una fila di pomodori, peperoni piccanti e quant'altro. Mi sposto sulle aromatiche, stanno venendo su abbastanza bene. Ciò che mi sta dando veramente soddisfazione è il rosmarino. Mi avvicino, cerco di farvi vedere di più. Ecco, guardate, siccome ho intenzione di circondare l'orto con siepi di rosmarino, ho iniziato quest'anno, ovviamente non tutte attecchiranno, ma dovrò poi fare un lavoro di pulizia, portare l'acqua, portare l'irrigazione giusta a goccia, ma mi serviva un sacco di piantine. Avrei potuto farle anche con le talee, ma preferisco partire da zero con i semi, insomma il tempo ce l'ho. Sono spuntate tutte, la santoreggia, erba cipollina che non ho mai coltivato, aneto, salvia, timo, sono tutte belle, qualcuna sembra filata, non lo so, onestamente, siccome è la prima volta che le coltivo, non so se è un errore mio o se sono proprio così, quindi mi tengo col beneficio dell'inventario. Questa è la lattuga, come vi dicevo nell'altro video, avevo fatto un errore perché avevo messo il filo riscaldante sotto, era troppo, hanno iniziato a crescere troppo velocemente, quindi stavano iniziando a filare, le ho riprese, ho tolto il filo riscaldante e adesso stanno venendo su bene, vedete le foglie si stanno ingrandendo e la filatura è terminata, quindi tra un po', siccome sono tante piantine, dovrò poi diradarle e metterle da altre parti. Qui ho qualche cavolo che ancora viene fuori, qui ho due piazzole, pulendo il tavolo dove faccio le semine mi sono avanzati un po' di semi misti, peperoni, pomodori e quant'altro, e quindi queste sono le due piazzole della follia, le chiamo così perché ho buttato tutto lì dentro, quello che viene viene e va bene così. Qui ho un sacco di pomodori, ecco, vi volevo far vedere una cosa, ecco, spero che si vedano, vedete le piantine di pomodoro, queste sono le prime che sono uscite, quindi sono quelle che hanno più giorni di vita, 3 febbraio, stanno cominciando a mettere la seconda coppia di foglie, vedete. Quando queste si saranno ben sviluppate sarà possibile trapiantarle, diradarle e trapiantarle, è ancora molto presto, non ho piantine che sono ancora in quella fase di crescita, ma piano piano le cose stanno andando abbastanza bene, tutti i pomodori e sono soddisfatto. Vedete da qualche parte qualche segno di muffa, vedete? La lampada agnello, come avevo detto in un altro video, ha una sua ventola ma non è sufficiente per dare aria a tutto, quindi il prossimo anno mi dovrò studiare un sistema di ventilazione delle piantine. Probabilmente userò delle ventole da computer a 12 volt, quindi a basso voltaggio, e mi inventerò qualcosa. Questo è un plateau di soli fiori, a parte la camomilla, che è la prima seminata il 12 di febbraio, è la prima che sta cominciando a spuntare, non so se le vedete le piccole piantine. Ho l'aquilegia, la viola cornuta, dahlia. Ecco, ah, ecco, la calendula è quella che mi sta dando maggiori soddisfazioni. Taggete, taggete nano, taggete alto, questi sono fiori eccezionali. Io questi li utilizzo sotto i pomodori in combinazione con il basilico, quindi sotto ogni pianta di pomodoro nei miei filari metto un taggete e un basilico. Questi attirano gli impollinatori, sono bellissimi, danno un colore all'orto che è eccezionale e tengono lontani alcuni nematodi sottoterra, quindi servono proprio alla pianta di pomodoro. Se potete il taggete coltivatelo perché è una pianta che se l'inverno è mite ve lo riportate anche l'anno dopo, se è troppo freddo insomma muore. Nel frattempo mi alzo un po', vi faccio vedere un'altra cosa. Questo vassoio è un esperimento, vedrete il video nei prossimi giorni, è una collaborazione che ho avviato con Biotica, che ringrazio, mi ha inviato alcuni prodotti in test. Biotica è un'azienda italiana che produce humus di qualità. Qui ho fatto un plateau soltanto con varie quantità di humus, ad esempio qui ho usato il Vigor Plant mio, quello da semina con la zeolite che avete visto già nell'altro video, con
15 grammi di humus puro dentro ogni alveolo, quindi ho messo i 25 qui al 50%, e lì ho usato il terriccio Aurum, che è un terriccio realizzato alla biotica con all'interno sia l'humus lombrico che la pietra pomice e la perlite, quindi è un terriccio completo che fino a 4 settimane dà tutte le sostanze di cui hanno bisogno le piantine, non bisogna aggiungere nulla. Sono molto curioso, però le semine le ho fatte da poco, vedete sono al 12 di febbraio, sono passati 6 giorni, poi parliamo di peperoni, peperoncini, questi sono molto molto lenti da far germinare, melanzane e quant'altro, quindi vedremo poi i risultati in un prossimo video. Queste sono tutte semine di pomodori che ho fatto il 2 di febbraio, quindi sono 16 giorni fa, a parte il Campbell che è un pochino più restio, dovrò probabilmente rifare la semina, e anche il cuore di bue che li ho riseminati il 15 di febbraio perché non erano venuti fuori. Tutto il resto è molto molto bello. Questo è un altro plateau che ho fatto da poco, il 15 febbraio, 3 giorni fa. Anguri e meloni sono i primi che ho seminato, ma questi vengono su abbastanza velocemente. Altri pomodori, il pomodoro piennolo del Vesuvio, questo è un bel pomodoro. I ciliegini, peperoncini piccanti, ciliegini e peperone torpedo. Anche qui ho poco da farvi vedere perché sono passati pochi giorni. Questo invece l'ho fatto questa mattina e qui ho fatto un esperimento diverso, sempre con l'humus di lombrico puro. Ho fatto alcune piazzole con humus puro per la semina ed altre con il terriccio Aurum. Quindi qui ho seminato la lattuga in questa fila qui, giusto per avere una germinazione veloce. Questa nel giro di 2-3 giorni spuntano le prime germogli e quindi voglio capire un attimino come si comportano sia l'humus che il terriccio. Meloni, cuore di bue, peperoncino ciliegia e marmand. Anche il marmand come pomodoro è molto interessante, se potete coltivatelo perché per l'insalata è eccezionale. In questo momento ovviamente ho entrambe le lampade sempre accese, 16 ore al giorno, come vi avevo detto nell'altro video. Se ci sono vassoi misti come questo, bisogna fare attenzione a togliere il riscaldamento sotto le lattughe perché vanno in cima, perché filano, è troppo caldo per loro, quindi semplicemente si spostano i cavi. Ecco, questa è un'accortezza se si fanno vassoi misti. Per il resto è tutto qui. Ho ancora un po' di spazio laggiù per un vassoio, sicuramente poi laggiù dovrò mettere mais e zucchine, le tengo per ultime, le metto a marzo, ancora è presto perché sennò vengono fuori troppo velocemente e non saprei a farmene. Quindi come vedete sono già al 90% della capienza del mio semenzaio. Queste le devo togliere perché mi fanno spazio, le devo mettere da un'altra parte, e se il tempo comincia a tenere le metto in vasetti più grandi, le dirado e le metto in serra, nel serra fredda che ho di là. Quindi posso liberare altre 15 piazzole di grandi dimensioni, posso mettere altre cose. Bene, è tutto per questo video. Se avete bisogno di qualche consiglio nel mio piccolo, chiedetemelo qui nei commenti, lasciate un like, iscrivetevi, condividete con i vostri amici, leggete il blog se vi fa piacere, unorsoincampagna.com, perché ci sono tutti i dettagli dei vari passaggi per fare un semenzaio del genere, insomma. Gli errori li riporto anche lì, quindi potete leggerli con calma. E ovviamente il mio piccolo qualche consiglio su quello che mi è riuscito particolarmente bene. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.